Buongiorno, oggi mi dedicherò alle pulizie. Avevo in mente un video in stile coreano, ma purtroppo devo pulire veramente casa, quindi non lasciatevi impressionare. Quando guardo questi tipi di video mi sento molto più motivata a tenere la casa in ordine, a pulire e a non rimandare a domani quello che potrei fare oggi. Non uso spesso la macchina del caffè, a differenza di mio marito, ecco perché è sempre da pulire. Temo che sia il dramma dell'usare le cose. Prima o poi si sporcano, si consumano e poi si rompono. Per fortuna almeno non devo lavare quasi mai i piatti. Siamo sempre abituati a fare le cose di fretta, ad essere sempre di corsa. Fruiamo di contenuti in maniera sempre più rapida e fugace. Ed è bello ritagliarsi quindi uno spazio per rallentare. Una delle cose che mi dimentico di fare più spesso durante il giorno è bere acqua, cosa invece fondamentale. Per ridurre ulteriormente l'impatto, ho sostituito la mia caraffa con filtro con un filtro attaccato direttamente al rubinetto. Presto vedrete un video interamente dedicato a questa bevanda. Come avete visto, ho iniziato subito il nuovo libro di Matt Haig che mi è stato inviato da Edizioni O, ovvero La Biblioteca di Mezzanotte. Uscirà il 5 novembre, io sono già a pagina 61. L'ho iniziato subito perché ero veramente molto molto curiosa e ho finito poi domenica il libro che avevo in lettura, quindi sto leggendo Frankenstein, però lo sto centellinando per poterlo finire poi proprio ad Halloween e quindi, come diciamo lettura parallela, ho deciso di iniziare lui. Sembra molto interessante la storia anche se triste. Inizia subito con la nostra protagonista che ha 35 anni che perde il gatto. Praticamente un amico conoscente trova sul ciglio della strada il suo gatto morto ed è un gatto col pelo rosso. E magari
non lo sapete perché qua sul canale non faccio vedere molto i miei gatti visto che non vivo più con i miei genitori da un po' di tempo. Ma io avevo un gatto rosso ed è stato il mio primissimo gatto rosso che se n'è andato 3 anni fa in una maniera terribile e molto spesso mi ritrovo a piangere perché mi manca tanto e quindi è stato proprio un evento traumatico per me. Ultimamente comunque mi sento molto emotiva, piango per ogni cosa. L'altro giorno c'era un episodio di CSI in cui c'era praticamente un cane che aveva perso il suo padrone ed era un cane poliziotto e a un certo punto dell'episodio il cane scappa e va all'obitorio e si mette... Mi rendo conto che è stupido piangere per queste cose, ma ho pianto dall'inizio alla fine in quell'episodio. Che magari sento anche molto la mancanza dei miei gatti. Mi sento un po' sola. Perché penso sia normale a volte avere l'impressione che siamo soli, che non c'è nessuno che ci voglia bene, soprattutto dopo magari delle delusioni, dopo dei momenti difficili, anche se non è così, perché comunque sento praticamente tutti i giorni mia sorella, sento i miei, a mio marito, comunque, anche se non passiamo purtroppo tanto tempo quanto vorrei, però cerco sempre di concentrarmi sulle cose che mi fanno star bene, in cui comunque metto dell'energia positiva, che mi danno dell'energia positiva, come ad esempio i vlog. So che magari i vlog che faccio non piacciono a tutti, alcuni li vorrebbero più chiacchiericci, altri ancora più silenziosi di quanto non siano. In ogni caso io comunque metto tantissimo di me in questi video, fanno vedere comunque quella che è la mia quotidianità e mi fa un sacco ridere quando leggo nei commenti che molti mi scrivono: "Ah, si vede proprio che sei felice, si vede proprio che sei, non so, nel momento giusto, il matrimonio ti fa bene, questo e quell'altro." E mi viene da ridere perché in realtà ci sono dei giorni molto, molto, molto difficili, però si vede che comunque quello che faccio è qualcosa che mi piace, che mi tira fuori qualcosa di positivo e sono contenta che si veda questo, perché non vorrei alimentare magari le preoccupazioni che ognuno ha nella giornata, ma appunto cercare di ricavare uno spazio felice, positivo. Però basta, non ne posso più. Questo ormai sta diventando il mio angolino preferito per leggere vicino alla finestra. Poi in questi giorni stranamente c'è un sacco di luce. Comunque sono oltre la metà della biblioteca di mezzanotte. Non ricordo se ieri vi ho poi detto di che cosa parla nello specifico questo libro, di una donna di 35 anni che non vuole più vivere. E quando prende questa decisione si ritrova in una strana biblioteca dove ci sono tutti i libri sulle varie vite possibili che avrebbe potuto vivere. E quindi inizia a consultare un po' il libro dei suoi rimpianti per vedere che cosa avrebbe fatto diversamente nella sua vita e inizia a vedere dove potrebbe trovarsi in questo momento se avesse preso delle scelte diverse, se fosse diventata, che so, una nuotatrice professionista, se fosse rimasta con il suo fidanzato, eccetera, eccetera. C'è una cosa che mi spaventa di questo libro, che ci sono tante cose che richiamano comunque la mia vita personale e quindi mi rivedo spaventosamente in tante cose. A parte questa, è una lettura che si divora, c'è veramente molto molto scorrevole, mi piace il modo che ha di narrare comunque Matt Haig, è interessante anche questo aspetto un po' magico, fantastico. Adesso sono in un momento che non so se sono contenta di quello che è successo, però continuo. Grazie.
Alla fine ho terminato la biblioteca di mezzanotte, incredibile, era un bel po' di tempo che non finivo un libro in 2 giorni, cioè da questo weekend che in realtà ho finito un libro in 3 giorni, ma vabbè, dettagli. Comunque mi ha preso molto, è molto molto scorrevole e diciamo avvincente, secondo me chiunque vorrebbe poter vivere una vita diciamo parallela, scoprire come sarebbe andata se avessimo preso determinate scelte. In alcuni casi il libro secondo me, o almeno quello che succede, è un po' troppo conveniente e anche il finale è un po' forzato a parer mio per come vanno determinate cose, ma non voglio sbilanciarmi perché non voglio farvi spoiler. Ci sono tante tante cose in cui mi sono riviste, quindi ho sentito un po' più di partecipazione anche per questo motivo. È un libro che oltre all'aspetto un po' più fantastico parla anche di salute mentale, depressione, suicidio. Ho rivisto un po' della storia personale dell'autore che avevo letto in Ragioni per continuare a vivere. Si parla degli attacchi di panico, di empatia, amore. Insomma, secondo me ci sono tantissimi messaggi molto molto belli. E anche se in alcuni punti secondo me è un libro un po' forzato perché è tutto troppo conveniente, è una lettura comunque molto piacevole e secondo me potrebbe piacere a tante persone diverse perché appunto parla un po' della vita quotidiana, di quel senso anche di smarrimento, del bisogno di sentirsi importanti, di sentirsi utili, amati, il bisogno di amare qualcuno, di avere qualcuno di cui prendersi cura. Alla fine tutto questo parte perché muore il gatto della protagonista e questa mancanza di affetto era praticamente l'unico che gli era rimasto a cui dare affetto e da cui riceveva affetto, la porta poi a volersi togliere la vita. E secondo me ci sono tanti punti molto interessanti da cui possono scaturire tantissime riflessioni, ma non voglio ammorbare in questo vlog, magari ci girerò o un video dedicato o ve ne parlerò su Instagram o in un video ultime letture, vedremo. Io adesso vorrei tentare di non finire il plum cake che ho appena sfornato, che è venuto buonissimo e sono molto sorpresa perché non ho usato né il burro né le uova e ho usato il latte di soia, quindi non ha nemmeno lattosio ed è veramente golosissimo. Quindi rilassati.